è crollato un masso gigantesco forse l'anno scorso, vedete? Si è staccata, è proprio staccata, enorme. Ecco da dove si è staccata, vedete? E quindi è uscita fuori una rotta. Qui ci troviamo sopra la Ponte San Leonardo. Quindi questo non è censito, guardate qui, un altro buco qui. Vediamo un po' com'è grande. Andiamo alla grotta. Sì. Vediamo. È rossa, eh. Ma vedo. Guarda che magnifico questo. Qua ci sono entrato pure la scorsa volta. Quindi sono entrato sicuro. Allora, questa grotta, questa non è censita. È ampia, sì. Spettacolare. Guardate com'è. Un buco lì. Prima di crollare quel masso, praticamente questo era nascosto. Quindi l'area sottostante, ma anche più sotto, perché questo è il corso degli anni dei terremoti. E vediamo un po' qui. Non accendo la luce. Guarda quanto è bella, eh? Magnifica. Vediamo qui. Allora, qui tutta questa terra è caduta da qui sopra, guardate. Qui c'è un buco. Guardate. E quindi da sopra è scesa la terra. Tutta terra, non morbida. Questa è una radice. Da sopra scende sotto. Comunque, la grotta è molto interessante. È ampia. È spazioso, sicuramente non è censita. Scommetto, adesso la pubblico dopo. Guardiamo l'area circostante, è veramente magnifica. È accessibile. Guardate, c'è un buco, un altro buco. Allora, all'incirca c'è una circonferenza tonda. Allora, il punto d'ingresso è quello lì, un altro è qui, questo qui sarà 40 per un metro, questa qui è 2 metri, il punto più alto forse 1,5 metro, comunque sia, il diametro da qui a lì sono circa 12 metri, mentre da qui a qui saranno 9 metri, quindi 12. Per 9, non so, 108 metri. Sì? Vabbè, vediamo qui.